Ciao a tutti! Oggi prepareremo il plum cake limone e mandorle senza glutine. Il tempo di preparazione della ricetta è di 1 ora e 10 minuti circa. Gli ingredienti sono miscela per torte senza glutine, yogurt al limone, mandorle pelate, zucchero, fecola di patate, uova, olio di semi di girasole, lievito per dolci vanigliato, sale, aroma di limone, scorza di limone. Per la bagna, zucchero, succo di limone, scorza di limone e per decorare mandorle a lamelle. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale le mandorle, lo zucchero e la scorza di limone. Ed azionare il bimby per 20 secondi a velocità 10. Mettere da parte. Senza lavare il boccale, posizionare la farfalla. Mettere lo zucchero, lo yogurt, e l'olio. Ed azionare il bimby per 2 minuti a velocità 4. Aggiungere le uova il sale ed azionare il bimby per 6 minuti a velocità 4 senza misurino. Aggiungere la farina di mandorle la miscela senza glutine la fecola di patate il lievito e l'aroma di limone. Ed azionare il bimby per 2 minuti a velocità 4. Il composto è pronto, versiamolo in uno stampo da plum cake da 28 cm, ben imburrato. Spolverizzare con le mandorle a lamelle tutta la superficie. Cuocere in forno preriscaldato statico a 170 gradi per 50-60 minuti circa. Fare sempre la prova a stecchino. Nel frattempo prepariamo la bagna. Mettere nel boccale lo zucchero e la scorza di limone. Ed azionare il bimby per 15 secondi. A velocità 10. Il
riunire sul fondo del boccale con la spatola. Unire il succo di limone ed azionare il bimby per 5 minuti, 100 gradi, velocità 2. Mettere da parte in una ciotola. Il plum cake è cotto, lasciamolo raffreddare del tutto prima di rimuovere dallo stampo. Dopo aver sformato il plum cake, spennellare tutta la superficie con la bagna. Decorare con scorzette di limone e lasciare riposare mezz'oretta prima di servire. Plum cake, limone e mandorle senza glutine. Grazie e alla prossima ricetta!